sembra particolarmente intensa, o quantomeno non sembra dello stesso ordine di grandezza di quelle che frequentemente ci hanno interessato nelle estati degli scorsi anni. Questo non toglie che si possono raggiungere temperature massime anche intorno ai 34-35 gradi nelle pianure interne e sui 30-31 gradi lungo la costa, ma si tratterebbe di una normale ondata di caldo estiva. Direi che il clou dovrebbe essere tra i giorni 11 e 13. Questo perché l'alta pressione nordafricana andrà ad invadere soprattutto le regioni centro-meridionali, soprattutto quelle meridionali. Il nord rimarrà un po' al confine tra questa zona di alta pressione e una bassa pressione, un vortice depressionario che si andrà ad approfondire sul centro e sul nord Europa. Poi l'instabilità potrebbe un pochino aumentare a partire dal 14 o dal 15, anche se in realtà passeranno delle perturbazioni, ma sempre ad interessare di più le zone a nord del Po, quindi la nostra regione interessata solo marginalmente. Invece dovrebbero diminuire le temperature. A partire dal 14 o dal 15 si avrà un calo termico e i valori potrebbero sconfinare un pochino al di sotto della norma stagionale. Però sarà, almeno per il momento, sembra più una questione legata all'aspetto termico. Grosse precipitazioni non sono previste, quindi non è detto che il periodo di Ferragosto debba gioco forza essere rovinato.